Con la questione direttore sportivo oramai risolta, visto l'arrivo in biancorosso di Giorgio Repetto, a Teramo è quasi tutto pronto per far partire una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tecnico. Il DS, che dovrebbe firmare un contratto di un anno con possibilità di prolungamento per altre stagioni, dovrà mettere mano ad una rosa di giocatori nella quale figurano anche molti elementi che, qualunque sia l'allenatore, non faranno parte a prescindere del futuro diavolo. Ma il problema vero è che gli accordi in essere, quasi tutti validi almeno per un'altra stagione, andranno risolti cercando acquirenti. Difficile trovarne però dopo un'annataccia del genere. Ed allora è pronto un piano economico destinato alle risoluzioni attraverso la buonuscita. Poi si penserà all'allenatore. E in questa direzione tutte le strade portano ad una corsa a due tra Antonino Asta e Ottavio Palladini. D'altronde Asta era osservato speciale da qualche giorno e il fatto che non si sia ancora accordato con nessuno lascia comunque presupporre che stia attendendo qualche segnale dalla casa biancorossa. Discorso simile per l'ex tecnico della San Benedettese, accostato nei giorni scorsi anche alla Vastese e ancora senza panchina per la prossima stagione. Da quanto filtra, prima la dirigenza si siederà carte alla mano con Repetto per fare il punto della situazione e disegnare le linee guida del futuro campionato considerando i margini di spesa, e solo successivamente sceglierà, sulla scorta dei programmi stilati, sia l'allenatore che gli obiettivi di mercato, ovviamente in accordo. Già, perché dopo l'esperienza disastrosa e ai limiti del paradossale dell'annata appena conclusa, stavolta non sarà Campitelli a imporre un nome, come fu 12 mesi fa per Zauli. Troppo alto il rischio del terzo flop consecutivo, troppe le critiche che gli sono giustamente piovute addosso per una gestione errata e al contempo dispendiosa del 2016-2017, con conseguenze economiche che potrebbero risultare allarmanti se solo il Teramo non riuscirà a disfarsi prima possibile di alcuni ingaggi che pesano come un macigno e che rischiano seriamente di condizionare al ribasso anche il futuro prossimo del diavolo.